Wikipedia, tu, col tuo modo di comunicare, riesci a far conoscere i territori e anche a valorizzarli. È il nuovo modo di fare promozione, questo secondo te? No, non credo perché non c'è una linea in tasca, quindi non, è, non fate promozione perché guarda, non è questo il modo per vivere, no? A parte scherzi, Io, il mondo dei social vuole questo: un linguaggio smart, un linguaggio veloce. È l'unico modo per, per riuscire a essere ascoltati, soprattutto dai ragazzi, che è un qualcosa di veramente, veramente molto difficile. Io sono sempre preoccupatissimo quando ho a che fare con i ragazzi perché probabilmente mi ricordo ero io però se riesci a entrargli nel cuore a prendergli i loro sentimenti allora li puoi far smuovere dalla sedia davvero e come fai a entrare nel loro cuore a attirare la loro attenzione? Eh non lo faccio infatti sto cercando in tutti i modi di, di, di provarci l'unico modo secondo me è mettersi ai loro pari cercare di fargli capire che tra me e loro non c'è nessuna differenza siamo uguali e la pensiamo nello stesso modo eh, in questo modo secondo me loro si possono rivedere in te e si possono in qualche modo rispecchiare questo può essere secondo me un modo efficace tu affronti fai conoscere anche la tradizione e le curiosità che sono anche storia poi dei territori e questo viene recepito bene dai ragazzi. Guarda, probabilmente è l'argomento che, che viene più apprezzato. Uno a volte si mette lì studia, opere d'arte, quadri, musei, piazze, monumenti, quando invece magari raccontare la storia di un proverbio è quello che a volte prende di più il cuore della gente, perché sono anche argomenti più semplici da capire e uno si deve un po' adattare, fare un po' e un po'.